Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pagnotta tartarugata. Il tempo di preparazione della ricetta è di 6 ore circa. Gli ingredienti sono, per il lievitino, farina di tipo Manitoba, lievito, acqua. Per l'impasto, farina di tipo Manitoba, semola, acqua e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale 50 g di acqua, il lievito, ed azionare il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina ed azionare il bimby per 1 minuto a velocità 3. Lasciamo lievitare nel boccale per 45 minuti. Trascorso il tempo, aggiungere la farina di tipo Manitoba, la semola, il sale e l'acqua. Ed azionare il bimby in modalità spiga per 5 minuti. L'impasto è pronto. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, adesso formare una pagnotta e trasferirla su una teglia rivestita con carta da forno e spolverizzata con della semola. Lasciare lievitare per 1 ora e 30 minuti in forno spento. Spolverizzare con la semola tutta la superficie della pagnotta. E con un coltello fare delle incisioni. Lasciare lievitare per altri 40 minuti in forno spento. Cuocere in forno preriscaldato statico a 220 gradi per 35-40 minuti circa. Il pane è cotto, lasciamo intiepidire prima di servire. Pagnotta tartarugata! Grazie e alla prossima ricetta!